Vedi la mano lì? Guarda lì, lì in basso a destra. Quella massa. Vedi quella massa lì? Sì, sì, sì. Quella lì è la mano. Vedi che fa così. Si vede benissimo. Quello è culo. No, quella è la faccia sua di lui. Vedi che fa quella faccia. Felix, guarda la bionda. Oh là là, una principessa. Oh, guarda che culo. Guarda. Dove, dove? Vai troppo in fretta. Felix, a sinistra, la bionda, guarda. Ulla. No, no, ma no, cazzo, no, porca troia, no! Dio, Dio, perché mi hai fatto questo, Dio? Dai, 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 non guardarla, non guardarla. Ma vi siete fatti male? Non guardarla, non guardarla. Che cazzo dici? Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Ti rendi conto di quello che hai fatto? Eh? Passavo di qua, passavo di qua! Stare, ma guarda cosa hai fatto! Guarda cosa hai fatto! Sei contenta adesso? Ah, sei contenta? Spero che tu sia contenta! Spero proprio! Provi... Guarda cosa hai fatto mio cognato, contenta, ma... eh? Disperato, guarda, guarda! Che cazzo credi di avercelo solo tu il culo? Dai, eh? Dai, non siamo allo zoo! Esibizionista del cazzo! Dai, 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 dai. Fatela stare. Culo. Pronto, ciao tesoro, ciao. Mi senti? Pronto, mi senti? Sì, allora senti, noi non rientriamo questa sera perché abbiamo avuto un piccolo incidente con l'auto. No, no, mi sono fatto solo un piccolo taglietto sulla fronte, una cosa da niente. Buongiorno, la sono colpa, Fabio Rifelli, la colpa, della Rifelli non lo so, è nostra. Senta, è nostra. Avevamo un appuntamento sì, mezzogiorno non lo so. Con il professor Benedetti. Se riusciamo a spostarlo il pomeriggio... Vabbè. Sì, grazie. Sì, sono un coglione, va bene, sono un coglione, sì, sì. C'era un gattino che mi ha attraversato la strada, l'ho visto con la coda dell'occhio, l'ho schivato... Ma cosa dovevo fare? Direi che va benissimo alle 7, perfetto, grazie. Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, stasera piazziamo il prodotto, tranquilla. Sì, non, questo non mi sembra giusto, no, no, questo non mi sembra giusto. Vabbè, 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 senti, ciao, 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 ciao. Oh, tua sorella è... Dice che l'incidente, i soldi dell'auto ce li dobbiamo mettere col nostro stipendio. Beh, la sua macchina, scusa. No, 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 è la macchina della ditta pagata coi soldi della ditta. I suoi, appunto, scusa. Sì, vabbè. Hai visto che roba? Visto sì. Che roba? Senti, sai cosa facciamo, Fabio, stasera? Stasera ce ne andiamo a Riccione e facciamo una strage di turiste. Zacchete! Eh? Cosa dici? Sì. Puoi dire, questa è solo una spiaggia piena di donne che prendono il sole. Oppure puoi dire... Questo è uno sconfinato territorio di conquista e il sole sono io. Dipende dai punti di vista, Fabio, dipende da dove guardi la cosa. La conquista, Fabio, non è un'arte, la conquista è una scienza esatta, che si compone di alcune regole molto semplici. A. Non concentrarsi mai su più di 3 donne in una volta. B. Mentire sempre. Le donne non sopportano gli uomini sinceri. E in questo hanno ragione perché sono per lo più degli imbecilli. E poi, a scelta, o dire sempre sei l'unica, di fronte a te tutte le altre scompaiono, oppure trattarle male. È semplice, Fabio. Sono tutte prede. Sono tutte tue. Adoro il profumo dell'olio abbronzante al mattino presto. Sa di vittoria.